Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Ho una grande novità da condividere con voi. Oggi inaugureremo un nuovo format nel canale, intitolato Curiosità Accelerate. Parleremo di tante piccole curiosità su di un tema specifico, e lo faremo in brevissimo tempo. Senza indugiare ulteriormente, oggi parleremo di 22 curiosità, che sicuramente non conosci sul mondo animale, e lo faremo solo in 6 minuti. Buona visione! Sapevi che il pesce pagliaccio, conosciuto da molti per il film Alla ricerca di Nemo, ha la possibilità di cambiare sesso una volta nella sua vita? Questo cambiamento è irreversibile, e avviene nel momento in cui muore la femmina dominante del gruppo, per consentire alla specie di continuare a riprodursi. Le corna che caratterizzano i cervi maschi non sono permanenti. Dopo la stagione degli accoppiamenti, le corna tendono a cadere, e ricrescono completamente entro pochi mesi. La giraffa ha una lingua incredibilmente lunga, e può arrivare a misurare fino a 50 cm. Questa caratteristica gli consente di raggiungere le foglie dagli alberi più alti e inaccessibili. Le formiche sono in grado di sollevare e trasportare oggetti che pesano fino a 50 volte il loro peso corporeo. Questo le rende fra le creature con più forza nel regno animale. L'elefante è l'animale più grande al mondo presente sulla terraferma. La sua proboscide può pesare fino a 150 kg, ed è così flessibile che possono utilizzarla per afferrare oggetti o sollevare cibo verso la propria bocca. La balena blu è il mammifero più grande del pianeta e può emettere suoni che raggiungono i 188 decibel. Per rendere meglio l'idea, il suono che emettono è più potente di un razzo al decollo. Questo suono consente di comunicare tra loro anche a distanza di migliaia di chilometri. Una delle caratteristiche più distintive degli occhi dei camaleonti è la loro capacità di muoversi e orientarsi in modo indipendente l'uno dall'altro. Ogni occhio può essere controllato separatamente, consentendo all'animale di avere una visione panoramica a 360 gradi, senza dover girare la testa. Questa sua capacità gli è particolarmente utile sia per la caccia, che per la sorveglianza dell'ambiente circostante. L'acaro della polvere domestica è un piccolo animale invisibile all'occhio umano, ma è presente in quasi tutte le case. Si stima che ogni grammo di polvere possa contenere fino a 17.000 acari. Il corvo è un uccello noto per la sua intelligenza straordinaria. È stato dimostrato che questi animali riescono a risolvere problemi complessi e sono in grado di utilizzare strumenti o oggetti trovati per ottenere il cibo. Ad esempio, alcuni corvi usano bastoncini o fili per raggiungere il cibo inaccessibile, dimostrando una grande intelligenza. Il bradipo trascorre la maggior parte della sua vita appeso a testa in giù sugli alberi e può addirittura dormire per 15-20 ore al giorno. Proprio per questo, la sua lenta digestione richiede fino a un mese per elaborare un piccolo pasto. Il cammello può sopravvivere diverse settimane senza bere. La loro capacità di conservare l'acqua all'interno del loro corpo e di sopportare temperature elevate li rende perfettamente adatti alle condizioni estreme del deserto. L'anguilla elettrica può generare scariche elettriche fino a 600 volt, sufficienti a stordire o persino uccidere una persona. Questo è un meccanismo che utilizzano per cacciare le proprie prede o per difendersi dai predatori. Il kakapo, un pappagallo notturno della Nuova Zelanda, è l'unico pappagallo al mondo incapace di volare. Le ali di questo animale sono relativamente corte, e le sue ossa sono poco sviluppate, il che limita la sua capacità di sollevarsi in volo. È anche famoso per il suo richiamo unico, che può essere udito a chilometri di distanza. Il fenicottero è un uccello che nasce in colorazione bianco-grigiastro e sviluppa il caratteristico colore rosa solo in seguito, a causa dell'alimentazione ricca di carotenoidi, presenti negli organismi di cui si nutre, come ad esempio i gamberetti. Alcune specie di lucertole hanno la capacità dell'autotomia, ovvero la possibilità di rigenerare la propria coda se questa viene tagliata o danneggiata. Questo fenomeno di rigenerazione è possibile grazie alla presenza di cellule staminali specializzate,
che riescono a riformare non solo la pelle, ma anche ossa, muscoli, vasi sanguigni e il sistema nervoso nella zona in cui la coda è stata persa. Il colibrì è l'uccello più piccolo al mondo. Misura solo qualche centimetro di lunghezza e può battere le ali fino a 200 volte al secondo. È anche l'unico uccello capace di volare in modo stabile in posizione fissa e volare all'indietro. L'ornitorinco è uno degli animali più insoliti del mondo. È l'unico mammifero che può deporre uova, ed il suo aspetto è molto insolito. È dotato di un becco simile a quello di un'anatra, zampe palmate e coda simile a quella di un castoro. La tartaruga gigante delle Galapagos è una delle specie più longeve al mondo. Alcuni esemplari sono stati documentati a vivere addirittura oltre i 100 anni. Il polpo ha una notevole abilità nel mimetizzarsi. Può cambiare colore, texture e forma del corpo per confondersi con l'ambiente circostante. Il licaone, anche conosciuto come cane selvatico africano, è uno dei più efficienti predatori della savana. Si ritiene che sia in grado di raggiungere un tasso di successo nella caccia fino all'80%. Il falco pellegrino è noto per essere uno degli uccelli più veloci del mondo. È un rapace di medie dimensioni, con una lunghezza di circa 50 cm, e la sua velocità massima è davvero impressionante. Se avvista una preda e va impicchiata, può raggiungere velocità che superano i 330 km orari.